devo dire che c'è entrato proprio nella pelle il nuovo lavoro di Matteo Faustini, si chiama Il cuore in cassa forte. Guardate chi c'è accanto a noi anche in radiovisione, il primo ospite in studio, Matteo Faustini. Faustini, benvenuto su Zeta. Grazie mille, buongiorno per tutto il giorno. Grazie a te, ben trovato, è un piacere. Il primo dopo la pandemia in studio per noi è veramente bello, perché poi c'è modo di comunque guardarsi negli occhi, che è la prima cosa, no? Quando si parla di musica in generale, quando si fa una bella conversazione. Stai bene? Sto benissimo, spero altrettanto, è un privilegio e un onore essere qui, quindi grazie. Ragazzo, gentilissimo, e la cosa di chiedere continuamente grazie, di dirlo, non si sente mai, quindi doppi complimenti. Tra l'altro ci ha rapiti anche la sua bio Instagram, perché è una delle poche bio che apre con l'hashtag essere umano e un alberello. Cioè, prima viene l'essere umano, prima l'anima, no? Come tu sottolinei, e poi tutto il resto, è vero? Giusta osservazione, ti ringrazio. Sì, prima penso che siamo tutti anime, ognuno con i propri talenti, e questa è la cosa che mi piace sottolineare. Tra l'altro ama i giochi di parole, poi parleremo, sì, certo, del cuore in cassaforte, ma leggevo il tuo nome Instagram, anche quello è un gioco di parole, no? Sì, Matteo da slegare, perché sono sempre stato, in realtà ero sempre timido, super taciturno, poi sono cambiato, è successo qualcosa e quindi avevo scritto invece di Matto da legare, Matteo da slegare. Da slegare. Allora Matteo, senti, il cuore in cassaforte, storia d'amore che finisce, e in quei casi ci si sente a pezzi, ci si sente KO, i sensi di colpa, i ricordi. Tu sei riuscito a scrivere una canzone nonostante queste difficoltà, per dire cavoli, però dal dolore poi si rinasce, no? E si riparte meglio di prima, è così? Assolutamente, io sono convinto che il dolore sia un acceleratore di esperienza e che l'amore vero sia fatto da un intero più un intero, non da mezzo più mezzo. E quindi ho detto, in questa canzone ho detto, prima devo rafforzare me stesso per poi scegliere di intraprendere una nuova relazione con un'altra anima. Ecco, allora io vorrei capire, no? Se devo intraprendere una nuova relazione, soprattutto superare quella come vecchia, fai? Come faccio? Abbiamo consigli per l'uso? Oh, grazie. Assolutamente, prima di tutto carboidrati, come se non ci fosse un domani. Cioè, pasta. Andiamo direttamente amido sulla carbonara. Vorremmo approfondire questo concetto, qui tanto rimani con noi fino alle 4:30 in Collettivo Z. Adesso ritorniamo al palco, sul palco dell'Ariston, con Nel bene e nel male, Matteo Faustini. Bene e nel male, brano presentato tra le nuove proposte dell'ultimo Festival di Sanremo, quello di Amadeus, di Matteo Faustini, che è con noi, primo ospite in studio live qui a Milano, che bello, negli studi di Radio Z. E tra l'altro brano che esce da Figli delle Favole, il tuo album, che vuole farci entrare nelle favole, no? Perché tu dici, Matteo, sono le favole che possono darci quella speranza che poi tu riporti nei testi, ma anche nelle tue scritture su Instagram. Assolutamente, scelgo di non colpevolizzarle, ma trarre insegnamento, perché ci sono cresciuto, e quindi utilizzarle come espediente per provare a fare un po' di bene con un po' di note e parole. Ecco, il 266 del digitale, il 735 di Sky. Prima abbiamo anche visto il video del cuore in cassaforte, sì, che è girato a Sirmione. Vorrei ci raccontassi quella giornata, partita alle 4 del mattino, e finita quando? Non è mai finita, sono ancora lì. Siamo ancora a Sirmione. Esatto. No, sono state tipo 20 ore belle intense, spettacolare, Sirmione, tanta roba. È stato veramente un privilegio. Come dico spesso, sono quelle rare giornate in cui si incide un piccolo tatuaggio sul cuore e poi si va avanti. Sì. C'è una frase che ci ha colpiti tra le tante, devo dire, Matteo: essere consci di essere deboli è il primo passo per diventare forti. Giusto, giustissimo, confermo. Il grillo parlante, quando tu parli con tuo grillo parlante e lo accetti e non cerchi di colpevolizzarlo, è il primo passo per riuscire. Senti, a... ma quanto c'è di tuo nell'album, nel cuore in cassaforte? C'è molta immaginazione o c'è una tua esperienza proprio? Sono tutte esperienze di amori discutibili e sofferenti che ho scelto di trasformare in qualcosa di un po' più carino. Vabbè, adesso la domanda sorge spontanea. Matteo, come stai? Tutto bene? Tutto bene, dipende dai giorni. Nei giorni pari molto bene, in quelli dispari un po' meno. No, sono felice, sono grato di essere a fare quello che sto facendo. No, ma poi ragazzi, le storie d'amore ci straziano, soprattutto se hanno un'emozione associata, no? Anche perché poi uscirne è veramente complicato. Io non sarei qui a dare proprio dei suggerimenti tecnici, no? Oh. Bastano le parole e il testo. Ma l'abbiamo capito di prima. Matteo, la carbonara risolve tutti i problemi. Oddio, i carboidrati, basta, finito. Ne crea altri, però. Non so se sei d'accordo. No? Troppa, 266 troppa del digitale terrestre, 735 di Sky, lo diciamo anche per gli amici della radiovisione. Ritroviamo Matteo Faustini con Vorrei la rabbia soffice su Radio Z. Vorrei la rabbia soffice, lo dice Matteo Faustini, che è con noi nel nostro Collettivo Z mercoledì a Radio Z. Durante il brano si è un po' confuso.
confidato. Sì, perché possiamo sembra dirlo dallo psicologo. Allora, sì, ci ha fatto una confidenza che nel bene e nel male, brano che abbiamo ascoltato prima, che è stato presentato a Sanremo tra le nuove proposte, è dedicato a una persona che praticamente l'ha mollato poco, sì, prima di salire sul palco. Un'ora, una bellissima ora prima. È carina, delicata. Noi lo salutiamo e lo abbracciamo forte, immagino. Sì, guarda, è stato molto utile, come dicevo, almeno ho scritto altri nuovi brani. Ecco, questo vedi, poi dopo dici, mi sono messo a scrivere, ho fatto questo per stare meglio, no? Per uscire dalle impasse. Senti, allora, sempre brano, abbiamo detto che esce dall'album Figli delle Favole. Poi ci sono stati due live importanti nei giorni scorsi a Milano e a Brescia, dove il pubblico ha risposto molto bene, naturalmente tutti distanziati. Sì. Come è stato? C'è stato qualche episodio che ti è rimasto dentro in particolare? Guarda, è stato uno spettacolo, un megafono sul cuore, due date bellissime. E guarda, in realtà mille aneddoti. Io il terrore mio, quindi di andare di ricominciare, perché era il primo live dopo mesi, certo, e mesi da Sanremo. È stato spettacolare, soprattutto vabbè, a casa, a Brescia, tanta roba. E veramente, cioè, le persone hanno la capacità di... Io credo che, e sono noioso nel dirlo, ma lo so, però io penso che tra le anime ci siano fili invisibili, e penso che la musica riesca un pochino a colorarli, perché tu sei lì, non conosci quelle persone, ma vuoi bene, e ci sono così tante persone che odiano senza motivo, perché io non posso voler bene senza motivo, senza conoscere, quindi bellissimo. Ma l'ansia prima di salire sul palco di Sanremo era uguale a quella di questi due live, oppure l'hai affrontata in modo diverso? No, modo diverso. Sanremo, oltre alla bella cosa che mi è successa, Sanremo, cioè, è devastante, una cosa... Prima ci dicevi il terrore che abbraccia la gioia. Bravissimo, il terrore che abbraccia la gioia. Tu vedi lì, allora, la prima cosa che ho pensato a Sanremo, e ve lo giuro, mentre Matteo Faustini sono uscito, ho visto gli scalini, ho detto, come fanno le donne con tutti quei tacchi? Com'è, certo, possibile? Come fai? No, poi quando canti va via, o è perché è anticipatoria l'ansia? Sì, bravissimo. Quando canti, sì, diciamo che a Sanremo ero lì, oh mio Dio, un sacco, tipo 30 milioni di occhi mi stanno guardando, oh mio Dio, non sbagliare. Così, però poi ti casa. Quando poi canti, sì, i tuoi pezzi specialmente, dici, caspita, me li godo. Tanta esatto, roba. RadioZ.it, scaricate anche l'applicazione ufficiale. Devo dire, l'energia che porta, l'energia positiva che porta Matteo Faustini, come diceva lui, si sente proprio in tutto l'etere, no? In tutta l'aria, tanto è vero che è arrivato un bellissimo vocale della nostra amica Susanna che ascolta. Questo ragazzo ha un cuore meraviglioso, oltre che la voce. Complimenti. Grazie Susanna, grazie di cuore, davvero. Questo è importantissimo. Senti, cosa c'è in programma? Perché io ho anche spoilerato su Instagram, ma tu stai già scrivendo un secondo album. Sì, un secondo album. Sì. Ci stiamo lavorando, fatto di tantissimi disagi, trasformati in musica, sì, e ci saranno nuove date, quindi penso anche il 7 novembre a Gallarate. Okay. E tanta musica, tanta voglia di comunicare il contenuto. Allora vieni a presentarcelo qui. Assolutamente, ci sono. Anche perché ci sono tre canzoni che riguardano una persona. Ah sì. Ah, beh, ancora. Prima, no, discutibile. Era per ricordare tutto qua. Allora rimani con noi, perché tanto fino alle 16:30 sei in compagnia nostra e di Collettivo Z, e poi ti abbiamo preparato un game. Sì, non scappi. No, non bello. Scappi anche dagli studi. Mi piace, andata. Radio Z, generazione futuro. Caro Matteo, è il momento di giocare con un game che si chiama Dammi la chiave. Adesso Diego ti spiega. Allora, il pezzo che hai realizzato si chiama Il cuore in cassaforte, e noi cerchiamo di fartela aprire questa cassaforte, cioè far uscire il cuore. Dai, facciamo un viaggio insieme a te. Prima auguri. Cena con una nuova fiamma, sushi o pizza? No, cacchio, sushi. Sapete che esiste il sushi alla pizza? No, vabbè. Allora ti direi forse sushi. Sushi. Dopo la cena, il bacetto. Ci sta o no? Tieni conto che sei la prima cena. Dipende se hai mangiato cipolla o no. Sushi, sì. Che volte la mettono, eh? Mi piace perché va d'attacco. Che voto dai al bacio da 1 a 5, anche come valenza e importanza? Beh, bacio per me è fondamentale, nel senso. Cioè, deve limonare bene, questo è il senso. Sì, sì, labbra, sì, team labbra. Team labbra. Team labbra mi piace, mi piace. Dopo una lunga confidenza, caro Matteo, scopri che la tua nuova lei.
lei ha una mania per le scarpe con una collezione di oltre 300 pezzi. Come reagisci? Mi fa piacere. Per come possiamo posso indossarla, allenarmi e scendere le scale per Sanremo e andare, boh, non lo so, non so cosa sto dicendo. Oppure le compri, le rivendiamo? Le compri una scarpiera, è molto più semplice. Ah, sì, in effetti, sì. Dopo 7 giorni di conoscenza, la tua nuova lei ti contatta 4 volte al giorno tenendoti almeno 30 minuti al telefono. Come reagisci? La smogli o te la tieni? Guarda, sono impegnato per lavoro. Ok. Ci si dice. Ok, e la smolli con una scusa. Ecco, come le cozze. Ti critica perché hai il vizio di mettere la canotta della salute sotto la maglia. Come reagisci? Guarda, per me gli indumenti più sexy sono il pigiama, le pantofole e la canotta della salute. Se stai bene con quelli, sei top. Ma ragazzi, ci sta. Sente ancora il suo ex, ma in amicizia. Ti fidi? 10 secondi, sì o no? Un pochino mi arrabbio. No, vabbè, allora, se in amicizia va bene. Però la blocchiamo su WhatsApp. Siamo quasi arrivati alla fine. Prima, caro Matteo, nel nostro collettivo Z ti dobbiamo leggere le domande dei fan che sono arrivate. Tantissime, devo dire. Prima domanda. Il mondo di Matteo, immagino sia una pagina fan. Qual è la più grande emozione che ti ha regalato il live e che porterai dentro per sempre? Vedere tutti quegli occhi gonfi. Occhi gonfi e quel bene pazzesco, tutte le persone con i cartelloni e i cuoricini. Sì. Bello. Bellissimo. Sabri Masca, come nasce il tuo legame con i girasoli? Perché è vero, c'è un link con i girasoli anche. Io mi sono sempre visto con la gobba e mi sono sempre considerato un girasole innamorato della luna. E per questo per me sono importanti i girasoli. Sabri trattino Vasso Masca, come nasce il tuo legame con i girasoli? L'abbiamo fatta. Scusate, Giulia Partesi. Ti piace viaggiare? C'è un posto che hai visitato e ti ha regalato tante emozioni e ispirato anche a scrivere canzoni? Guarda, non vorrei essere sdolcinato, ma i posti più belli li ho trovati negli occhi delle persone. Wow. Bello. Però hai viaggiato un po', hai visto un po' di cose. Visto un po' Spagna, Scozia, sono quelle che mi hanno fatto impazzire di più. E poi, tra l'altro, ispirare le canzoni lui lo fa sempre in cameretta col pigiama. Rigorosamente, in pigiama. Perché è un must-have, sempre. Cioè, avere il pigiama ti dà quell'ispirazione. Sì, sono più più casa. Guarda più... che è così, eh. Io amo stare in pigiama, però vedere le serie Netflix e non scrivere canzoni. Serena Sarrica, la colonna sonora della tua vita. Una qualsiasi musica di Ennio Morricone, una Pescale. Grande. L'ultima, Terry Tonzi, un film Disney per il quale vorresti comporre la colonna sonora e perché? Perché semmai ti ha cresciuto, dico io. Bella domanda. Mulan. Adoro il significato, la prima donna strong, che è bello, mi ci piace. Tra l'altro ci sarà il remake di Mulan, giusto? Sì, fatto poi interpretato da personaggi veri, non sarà più cartone. Bellissimo. Allora, caro Matteo, siamo arrivati in fondo, è volata, noi ti ringraziamo intanto per essere appunto stato, lo ripeto, il primo ospite dopo il lockdown in studio, in bocca al lupo per il tuo album che verrà e noi lo aspettiamo qua come primi a presentarlo. Grazie di cuore, veramente un privilegio per il tempo e per lo spazio. Ma va, grazie a te, mi raccomando, grazie. Che il cuore incassa forte sempre nella vita. Sempre. Teniamoci stretto a questo ragionamento. Grazie a voi. Ciao.